Ribenvenuti di nuovo nella nostra Master League con il Genoa. Andiamo a affrontare il Monza, ultimo in classifica, e quindi qui faremo il turnover. Vediamo, però secondo me turnover non se ne può parlare, perché lasciamo Sissoko, Claudio Bravo, Vago e Gatti, perfetto. Io farei giocare anche Barnes, ma magari lo mettiamo poi in Coppa Italia con il Milan Barnes. Attaccante che vi consiglio, soprattutto alla Gabri che gioca, di prendere giocatori di questo calibro qui, perché così almeno vediamo anche lei, poverina, sta trovando difficoltà su FIFA, veramente un gioco, mi chiedo scusa, ma è inguardabile, è inguardabile. Allora, andiamo su impostazioni avanzate, facciamo sempre tanto la ventola che avevo comprato 2 anni fa, improvvisamente ha deciso di non funzionare più. Dopo la smonteremo, magari la puliamo, vediamo che non ci sia polvere. Facciamo Morata e Fabio Silva contro il Monza. Diamo un turno a Fernandez di riposo e ci andiamo a mettere Karja. Facciamo giocare anche un po' Florenzi. Adesso ha deciso di partire, no, rallenta. Ai ai ai, secondo me il motorino che è, o è pieno di polvere, vediamo. Robe da matti, vabbè. Allora, dai, che forse ce la fa l'elicottero a partire. No, rallenta ancora. Adesso gli do una martellata. Volete vedere che poi funziona? Perché io ho mica tanta pazienza. Ok, allora andiamo con questa squadra qui. Vediamo se le impostazioni sono giuste. Perfetto, andiamo a affrontare il Monza. Partita sicuramente non sarà delle più facili. Noi giochiamo con la maglia nera stavolta. Dai, giochiamo così. Lo stadio Luigi Ferrari, chiaramente voi sapete che io preferisco sempre giocare di notte. E quindi andiamo in campo e poi ci fionderemo piano piano nella 3 giorni di Coppa, l'andata e ritorno col Milan in Coppa Italia, e poi avremo l'Antwerp andata dell'Europa League. Vediamo quello che succederà qui, eh. Sicuramente molto molto meno buggato e scriptato di FIFA, poco ma sicuro. Gameplay non lo cambierei, ma per tutti i FIFA che hanno fatto, ma neanche a morire. Per carità. Ok, siamo a posto. Si parte con il buitre, l'arciere delle cantine buie. Morata, Sissoko, Nani. Appoggio a Gatti, pallone defilato verso Florenzi, Candreva, palla verso Sissoko, Nani, allora Karja, sbaglia tutto, entra Fabio Silva, riesce a mantenere il pallone, la palla ancora a Fabio Silva, defilato, entra in area Candreva, ma è fuori gioco, troppo lenta la manovra che abbiamo costruito. E allora si riparte con Cragno, va a lanciare, cercare Caprari, bravo Castellan a disturbarlo, lo stop di Candreva, l'appoggio per Fabio Silva, palla verso Morata, la tiene, si gira verso la porta, prova ad andare, viene recuperato. E allora Cragno, Amei, Birindelli, che non è il Birindelli famoso, sarà il figlio, Pessina, fermato da Achille Castellai, Bondo, l'appoggio per Petagna, attenzione perché è pericoloso Petagna, pallone verso Valotti, attaccato da Florenzi, palla in mezzo, colpo di testa in angolo di Nani, e quindi si riprende dalla bandierina con Rovella, attenzione Sissoko che va a chiudere un eventuale passaggio, palla in mezzo, colpo di testa di Nani a liberare, va a raccogliere il pallone ancora Fabio Silva, bellissimo l'appoggio verso Candreva che ora va in velocità Candreva, attenzione perché c'è un gran tiro da fuori area, carica il tiro, parata di Cragno, non era così difficile.
Rilancio ancora una volta in avanti, c'è sempre Castelbain, colpo di testa, palla che rimane lì. Rovella, appoggia a Birindelli, può avanzare Carja su di lui, non lo fa andare. Allora Pessina, ancora Birindelli, sempre Carja, palla in mezzo, Sissoko, chiude col corpo in scivolata, ancora Sissoko, bravissimo. Pallone adesso verso Fabio Silva, si può, remake, si può. Fabio Silva, Fabio Silva, Fabio Silva, converge, parte tiro, la parata di Pragnolo, mamma mia, in due tempi, è partita la ventola, secondo me è sporca, solo piena di polvere, lancio lungo, e allora Castelbain tiene lì il pallone, arriva però Petagna, attenzione, Valotti, gran dribbling a rientrare, si soccorre su di lui, ancora Bondò, poi Pessina, chiude tutto, il tiro di Pessina, attenzione, e la palla a Caprile, l'ex Bari, Nani, pallone sempre a Gatti, si ritorna in avanti, allora Candreva chiama a rimorchio, Florenzi, l'ex giallorosso fa partire questo traversone, ma veramente inguardabile, Cragno la tiene lì, Monza che si chiude bene indietro e anche il centrocampo che dà una gran mano, lancio lungo, sempre si soccorre di sturmo, Bondò, Valotti su di lui, Florenzi, vediamo Florenzi mette in mezzo la palla a Valotti, poi Gatti non riesce a colpire di testa, gli sbatte la palla sul torace e sarà calcio d'angolo, calcio d'angolo di Rovella, vediamo Rovella, la va a mettere in mezzo, deviata, arriva Sissoko subito di prima, l'appoggio sul contropiedista Fabio Silva, mette in mezzo per Morata, la posizione sembrava regolare di Alvaro, invece è fuori gioco, fuori gioco, guardate come ve lo segna bene qui, non che FIFA ogni palla in profondità è fuori gioco, ma dai, che cazzo è sta porcheria. Donati va a lanciare lungo, c'è Caprari, ferma tutto, recupera ancora, chiaramente Genoa molto più forte del Monza, però attenzione perché il Monza ha gli uomini per far male. Candreva, l'appoggio gran numero qua di Fabio Silva, Fabio Silva, Fabio Silva, la mette indietro invece di tirare, ho sbagliato il tasto, che cosa cazzo era sta roba, potevamo segnare tranquillamente. Donati chiude Carja, la palla verso Rovella, avanza ancora su Pessina, l'appoggio per Petagna, grandissima chiusura di Gatti, allora Castellai, si addormenta, attenzione che sta salendo il ritmo, qua c'è un pasticcio, batti e ribatti, fermiamoci, c'è un po' di script, allora palla indietro, solo così lo potete combattere, qua, e vi assicuro che è efficace, quando succede certe cose, Carja, molto meno di FIFA chiaramente, bravo, pallone ancora verso Morata, si infila Castelbain, lo ignora Morata, allora la palla, bravo, uno stop, pallone in mezzo, deviato, arriva a rimorchio Carja, Carja scarica bene su Sissoko, fa partire questo tiro, e la parata di Cragno, va a rilanciare lungo Cragno, Castelbain non ci arriva, ci arriva Caprari, recupera Carja e commette fallo, non voglio neanche vederlo. Pessina, bravo sul dischetto del rigore, va a mettere in mezzo questo pallone, il colpo di testa di Candreva, mette giù la palla a Bondò, attenzione qui parte il tiro, mamma mia, da Caprile, Caprile la tiene giù, cosa ha visto qua? C'era un fallo, vedete? Ma comunque, vabbè, attenzione, Caprari, lo specialista dei calci di punizione del Monza, parte il Monza con questo calcio di punizione, barriera che la fate alzare col cerchio nel momentino proprio che calciano la punizione e manovrate il portiere col triangolo che diventa manuale. Rovella mette in mezzo, colpo di testa, la palla allontanare, stiamo un po' dormendo, dobbiamo salire, allora pallone grande, palla di Fabio Silva che sale, grandissimo Achille Castelbain, Achille Castelbain fa tutto da solo, entra in aria, fa parte di questa tirata, ma
Mamma mia, ragazzi. Se Gabri, devi comprare questo giocatore qua. Devi comprare Castledine, si scrive. E.Castledine. È un greco. Giocatore il mio top di questi tre quartisti che ci sono su PES. Forse qui il portiere la poteva anche prendere, vediamo. Pallone ufficiale della Serie A, eh. Palla lunga parte il tiro. Si è buttato in ritardo. Si è buttato in ritardo, Cragno. Va bene, 1-0. E per adesso diciamo che sta bene tutto com'è. Valotti può avanzare. Attenzione la palla all'indietro. E allora Marlon. Palla appoggiata ad Amei. Bondo. Pallone a Valotti, può avanzare Valotti, lo contrasta Candreva. Allora palla all'indietro, ancora Candreva che ritorna poi su Valotti, palla in mezzo a Petagna, aspettiamo di vedere cosa fa X e gliela portiamo via. Karja, Karja, finisce qua il primo tempo, 1-0 gol di Achille Castagna. Allora andiamo a vedere un attimino se c'è da fare dei cambi, direi che va tutto bene così, andiamo avanti. Secondo tempo al Ferraris, una partita non bellissima, Monza davvero in difficoltà, comunque quest'anno devo dire che rispetto all'anno scorso è davvero in difficoltà. Pallone in mezzo, attenzione, grande anticipo qui, ancora una volta di Nani, poi portiamo via la palla ma c'è fallo, calcio di punizione. Ha preso in pieno il piede di Birindelli. Sì, questo è fallo. Questo è fallo. Guardate i replay anche come sono belli, proprio ravvicinati. Non c'è niente da dire. Migliore di FIFA sicuramente. Pallone in mezzo, Pessina, colpo di testa, la palla allontanata. Arriva Castelberg, attenzione. Il pallone ancora in mezzo, si gira. Grandissimo Karja, mamma mia ragazzi. Non fa rimpiangere Lukic. E allora Candreva che si sposta, mette lungo la palla per Fabio Silva, ma Marlon è più veloce, si appoggia ad Arney, Bondo, Petagna con la chiusura, salta l'uomo, non prende il fallo, mamma mia Nani, che chiusura, avete visto come ha messo bene tenendo premuto X il piede davanti, ancora Karja che adesso può avanzare. Cerca l'1-2 con Castelldan che lo ignora, mette in mezzo, ma la palla viene deviata. Qui, leggero fallo su Fabio Silva, ma come sapete, delle volte non ce li fischiano. Pallone lungo, attenzione, qui deve incrociare. Niente da fare. Ancora Monza, Bondo, pallone a Valotti, è salito di ritmo il Monza, attenzione. Bondo, ancora fallo, ma l'arbitro lascia continuare. Valotti, ancora Bondo, non c'è spazio per il Monza. E allora dobbiamo attaccare adesso, attenzione, la palla in mezzo, ancora Castelldefels e questo tiro di Pessina, la palla è tenuta tra le braccia come un bambino da parte di Caprile. Allora Claudio Bravo, pallone a Karja, grandissima palla adesso a Castelldefels, la manovra ancora verso Alvaro Morata che tiene lì, difende palla, la palla ancora verso Karja che può andare al cross, non lo contrasta nessuno, va al cross Karja, la respinta. La respinta, mamma mia, pallone ancora a Caprari, attenzione al contropiede del Monza che però si chiude proprio qua. Birindelli, palla indietro, non c'è idea in questa squadra. Donati deve tornare indietro, grande pressing del Genoa, messo bene in campo. Marlon, Valotti può avanzare, attaccato, perde palla, rimessa laterale ma calcio di punizione. Se voi schiacciate doppia X va un po' più veloce, ma questo piede a martello, calcio di punizione, fallo di Florenzi. Valotti va a metterla in mezzo, c'è Nani che respinge tutto. Allora il pallone su Rovella, ancora attenzione che viene in avanti. Mamma mia, Bondo si gira, Petagna strachiuso e calcio di punizione ancora, incredibile sto arbitro. Ha un tasso di fischiare i falli su PES che è fallo, però c'ha un... Attenzione perché Caprari è sempre pericoloso a tirare le punizioni. Parte Caprari ancora col cerchio, facciamo alzare la barriera e vedete come si alza bene stavolta di nuovo. Colpo di testa di, presumo, Florenzi e la palla in calcio d'angolo. Se volete far uscire il portiere tenete premuto il triangolo, guardate, esce adesso. Esce Caprile e via.
e allontana. Allora Castellar che cerca di chiudere, la palla ancora su Rovella, contrastato ma riesce bene, esce anche Sissoko, poi Castellar che ruba questo pallone, questo è fallo, arbitro. Minchia che culo qua, Castellar. E allora la palla adesso, Morata si addormenta, si alza Barnes dalla panchina, attenzione la palla ancora in mezzo, recupera, mamma mia Nani, come si è ripreso bene. Allora la palla adesso verso Morata, niente ragazzi, non c'è Alvaro oggi, via, si cambia. Cambia e mettiamo non Ken ma mettiamo Barnes, l'inglese. Andiamo a togliere anche Castellane perché lo vedo alquanto scoppiato. Mettiamoci Fernandez e da questa parte mettiamo Zefuik. Zefuik gli abbiamo proposto di nuovo un rinnovo, vediamo se accetta. Calcio di punizione intanto e ci sono i cambi nel Genoa. Barnes, attenzione all'inglese perché l'inglese è temibile, eh? Pessina va a metterla in mezzo, il pallone appoggiato all'indietro e arriva proprio Fabio Silva che la tiene lì, mette in mezzo per Barnes che adesso può partire. Barnes è contrastato, non tiene, poi parte questo tiro. Sì, ma abito, quelli sono falli, è ostruzione quella lì, Cristo, ma io non lo so. Vabbè, attenzione a Birindelli, lo lascia andare così, come se andasse a raccogliergli le margherite. Birindelli, Carja, attenzione Caprari, attaccato, mamma mia, via, sbaglia tutto Sissoko. Birindelli, pallone a Pessina, attenzione, calcio di punizione, a forza di darglieli alla fine segnano. Attenzione qui al gol della merda, come dice la Gabri. Palla respinta, ma abbiamo la difesa a capolavoro. Barnes, Fernandez, pallone ancora Fabio Silva che adesso può puntare l'uomo. Fabio Silva la raccoglie Zefuik, la tiene lì Zefuik. Ah! Recuperato. 1-0, 80esimo. Pallone ancora a Petagna, attenzione, Petagna. Ma guarda che culo, Pessina. Messo giù, calcio di punizione e cartellino. Non è facile la scivolata in manuale, ragazzi, credetemi, è più realistica perché tante volte, vedete, più delle volte si commette fallo, però vabbè, si riparte allora con Vignato, va a metterla in mezzo, la gran parata di Caprile, madonna, attenzione che buona la palla. No, credevo che fosse fuori, ma che cazzo combiniamo, vedete, le disattenzioni si pagano. Vediamo se era fuori, sì ragazzi, era fuori quella palla lì, scusate, ma io la voglio andare a vedere, la voglio andare a vedere. Allora com'è che si mette la telecamera? Ok, vediamo se c'è un'inquadratura. Var. Di qua non si vede. Ah, qua sì. Vediamo se era fuori. No, no, voglio vederla io perché c'era l'inquadratura buona. Ok, mettiamoci in linea col pallone. Allora, qua rimbalza, giusto? Gran parata di Caprile. La palla va a rimbalzare. No, no, non era completamente fuori. Guardate la linea bianca. Porca miseria. Che sfiga. Vabbè. Che sfiga. 1-1. Alziamo tutto, freccetta in su e alzate offensiva. Fermi due tocchi e si alza offensiva la squadra. Sissoko non ci arriva, attenzione che andiamo ancora a perderla. Abbassiamo, doppia freccia giù del pad e torna equilibrata la squadra. Nani, abituati a usare anche queste cose, eh? Valotti, ma che sfiga zio, io ero convinto che era fuori con la palla. Attenzione, altro fallo.
Altro fallo, attenzione che battono subito. Oh, porca puttana. Ma ci svegliamo. Pericolosissimo il Monza, meriterebbe il vantaggio, lo dico proprio. Stiamo dormendo, stiamo dormendo. Alziamo subito per un eventuale contropiede o tutto offensivo. Vedete come si spostano dall'area. Prendiamogliela, prendiamola. Prendiamola, pressa, grande Fernandez. Gliela porta via. Mamma mia, che giocatore è. Andiamo. Aspettiamo che si infilino bene in aria Fernandez. Bravissimo il tocco per Nani. Nani. L'alza. Niente da fare, arriva. Bah, che tiro di merda. Bravo. Pallone a Carja, l'appoggio, il tiro, la ribattuta, ancora si soccorre e c'è calcio di punizione per il Genoa. Mamma mia, avete visto come ha chiuso bene il Monza? No ragazzi, questo io devo tirarla dentro, sta punizione, devo tirarla dentro. Allora vedi Gabri, sposti sempre a metà dei giocatori, quindi questo va troppo fuori, lo lasci com'era. Poi carichi a metà un po' di più e abbassi a sinistra l'L3. Parte Fernandez, il tiro a giro. Ma guarda cosa ha preso Canio. Mamma mia, che parata. Lancio lungo. Colpo di testa. Ancora giro. Dai, sveglia lì davanti. No, Gatti. Mamma mia, che errore stava facendo. Sissoko. Palla Fabio Silva. Si gira Fabio. Entra in aria. Messo giù e calcio di punizione. Calcio di punizione netto e cartellino molto probabilmente. Giusto. Questo è fallo. Questo se era in area era rigore, eh? Fallo netto. Mamma mia. E calcio di punizione. Lo va a battere Claudio Bravo. Parte Claudio Bravo al tiro. Ancora, ancora Cranio. Niente da fare, pareggiamo una partita per un errore mio. Questa non è la mia squadra, è proprio l'errore e finisce così. Buttiamo via 3 punti d'oro. Adesso dietro avranno vinto tutto, di sicuro. Andiamo a vedere. Oddio, 27esima giornata, Genoa Monza 1-1, il Milan cade, attenzione, in casa con la Salernitana 2-0, Juventus Lecce 0-0, l'Empoli perde con lo Spezia 1-0, Inter Napoli 1-1, la Fiorentina cade con la Sampdoria 4-2 in casa, l'Atalanta Sassuolo 2-2, Lazio che vince col Como 1-0, il Toro come deve essere di prassi perde in casa con la Roma 3-0, Bologna Udinese 4-2. La classifica sarà molto interessante. Milan 57 punti, Fiorentina 55, Inter 52, Genoa 50, Juventus 47, Atalanta 45, Napoli 44, Lazio 43, Sassuolo 40, risorge un po' la Roma 39 punti e via via tutte le altre. Direi un punto d'oro per il Monza che lo tiene ancora aggrappato alla speranza di le prossime 11 partite, c'è ancora 33 punti, sono tanti, si può salvare tutti, si possono salvare, può ancora arrivare in Europa League anche il Torino se volesse, va bene, ma è un parolone quello lì, non vinciamo neanche la Coppa Italia, figurati se andiamo a vincere e andare in Conference, fatevi furbi, va che è meglio, cazzo. Allora ragazzi, io direi che per adesso è tutto e ci vediamo, guardate le 3 giornate che ci spettano, andate e ritorno col Milan di Coppa Italia e poi l'Europa League con l'Antwerp. Ciao a tutti e alla prossima.